Il caso più semplice che ci sia mai capitato. Già che c'era, il nostro assassino poteva lasciarci il suo biglietto da visita. Già, non restano più molti dubbi, purtroppo. Come purtroppo? Beh, io per lavoro non ho mai avuto dei contatti diretti con lui, ma insomma, lo conosco da anni. Abbiamo finito. Bene, potete andare. Le manderemo il rapporto a casa. Certo. Ci scusino, ma sa, è l'ora di punta. Sono i due cuochi del ristorante. Veramente io sono il cuoco. Lui mi aiuta in cucina. Sicché, come avete detto al sergente, voi due eravate in cucina quando è arrivato il camioncino. Sì, stavamo pelando le patate. Lui pelava le patate. Comunque eravamo in cucina. E avete sentito il furgone avvicinarsi. Faber strombazza come un matto quando arriva. Sì, strombazzava. E verso che ora avete sentito strombazzare? Alle 16:15 in punto. E allora perché ci avete telefonato solo alle 16:45 per avvertirci che qui era stato ucciso un uomo? Alle ore 16:45. Alle 16:45? Deve esserci uno sbaglio. Sì, sì, può darsi. Ah? E non siete usciti fuori subito? Appena avete sentito che Faber stava arrivando. Subito, subito no. E dopo quanto tempo? Non so, dopo un paio di minuti. Forse 5, magari 8 minuti. Ma che 8 minuti? Comunque, non è... quando siete usciti, avete trovato Faber morto. È così? Ah sì, proprio in quella posizione lì. Bene, e non avete visto nient'altro? Cosa? Beh, cosa che ne so, qualcuno che scappava, per esempio. No, nessuno. E tu hai visto qualcuno scappare, Felix? No, nessuno. No, ispettore, non abbiamo visto scappare nessuno. Sicché, quando vi siete accorti che Faber era morto, ci avete chiamato. Veramente io vi ho chiamato. Leo era andata ad avvisare il padrone. Beh, sentite un po', veniva sempre Faber a portarvi la merce? Tutti i martedì. Beh, proprio tutti i martedì, no, a volte veniva... Sì, tutti i martedì, signor ispettore, veniva a portarci le pannocchie. Solo pannocchie? Solo pannocchie, ne portava 30 dozzine. Ah, sono una specialità del Rusterman, le puliamo sì, e... Sì, le pulisce lui, io poi le lascio arrostire per 40 minuti in forno caldissimo. Ah, quando sono... A questo noi non interessa. Vorrei sapere, era sempre Faber che vi portava queste pannocchie? Ah, sì, sempre. Mica sempre. A volte veniva McLaughlin. Sì, il padrone di Faber, ma sarà venuto sì e no un paio di volte. Prima, 2 anni fa, veniva la figlia di McLaughlin. Sì. Insomma, lo conoscevate da tempo, questo McLaughlin. È una bella ragazza, la figlia. Ha domandato del padre, non della figlia. McLaughlin è il nostro fornitore di pannocchie perché, siccome il signor Wolf, che è uno di quelli che comandano anche lui qua dentro, era andato un giorno nella fattoria di questo agricoltore, lui gli aveva fatto assaggiare una pannocchia che gli era piaciuta così tanto, bene, così tanto, che aveva pensato di ordinarle anche per il ristorante. Ma senta, mo vedo che, come gli ho già detto, lui è uno di quelli insomma... Certo, già l'ho capito, capito. Può disporre, capisce, capito, signor ispettore, può disporre per via del testamento del nostro padrone di prima, che era un suo amico. Ah! Bene, bene, bene. Ah sì, ma non è il direttore, signor Walt. Sovraintende sulle specialità, diciamo le materie prime. Per esempio, lui che ci fa rostire le pannocchie chiuse nelle loro foglie. Poi i clienti le sbucciano e ci mettono sopra il burro e il sale. Che bravi, eh? Vedete, a noi questo non interessa, non è importante. Altro che se importante.
Dice il signor Wolf che alle sarle sbucciate le pannocchie si trasforma una delizia gastronomica in un volgare foraggio. Mia moglie le lessa. Il signor Wolf dice che le donne che lessano le pannocchie andrebbero lessate loro. Ah, le prende sempre anche lui le pannocchie di McLeod. Sì. Sul camioncino deve esserci anche una scatola per il signor Wolf, perché Faber doveva... Ma sì, come al solito, una cassetta per il signor Wolf e 7 per il Raster. Sì, ma le nostre sono più grandi. Certo, però. Sono più grandi le vostre, sì. Voi ora ve ne potete andare. Va bene? Va bene. Una cosa è certa. Questi due non possono aver ucciso Faber. Ma tanto lo sappiamo benissimo chi l'ha ucciso. Ross, la prego. Per ora abbiamo soltanto dei sospetti. Ma perché non si vuole arrendere all'evidenza? Carissimo, le prove che abbiamo raccolto finora non sono del tutto determinanti. E poi io quell'uomo lo conosco. È un tipo un po'... sì, ma... dico io, uccidere così, a sangue freddo. E perché freddo? Quando c'è di mezzo una donna il sangue si può scaldare. Per gelosia anche il tipo più innocuo può far fuori un uomo. Sappiamo. Sappiamo che Faber gli aveva portato via la ragazza. Sappiamo che lui oggi è venuto qui per incontrarlo. Quindi? Certo, si è nascosto di sotto. Ha aspettato Faber col camioncino, gli è andato tranquillamente alle spalle e l'ha colpito alla testa con un tubo di ferro. Bene, comunque sarà la scientifica a dirci se veramente il tubo di ferro è l'arma del delitto. Andiamo, ispettore, ci mette in dubbio anche questo, con tutte le prove che abbiamo. Guardi che basta un alibi e saltano tutte le nostre prove. Saltano, eh? saltano. Basta cercarlo. Ecco Callan che arriva con l'assassino. Caro ispettore. Buongiorno, Goodwin. Come mai questo invito? Venga, vada pure Callan. Vorrei farle qualche domanda. Deve trattarsi di una cosa molto importante se si è preso il disturbo di invitarmi a pranzo qui a Rastorn. Non si tratta di un invito a pranzo, stia tranquillo. E lei se ne è già accorto, non faccia l'intento. Vede, Goodwin, 2 ore fa qui è stato commesso un delitto. Ho capito. Mi serve una mano per scoprire il colpevole. Beh, abbiamo aiutato Kramer, abbiamo aiutato... Se le dicessi che lei sta per essere accusato di omicidio, forse cambierebbe tutto. Omicidio, io... Già. Omicidio di primo grado. Siete matti. Attento a come parla, Goodwin. Vabbè. Non è per essere curioso, per carità, ma potrei sapere chi avrei ucciso. Guardi che non attacca. Sappiamo tutto. Proprio tutto? Senta un po', Goodwin. Lei conosceva Kenneth Faber, vero? È lui che è morto. Già, assassinato. Lo conosceva? Poveraccio. Goodwin, mi risponda, lo conosceva sì o no? Beh, sì, certo che lo conoscevo. Oh. Veniva sempre a casa nostra a portarci le pannocchie. Le pannocchie? Quando l'ha visto l'ultima volta? La settimana scorsa, mi pare, quando è appunto venuto a casa a portarci... Le pannocchie. Pannocchie? Certo. E ha parlato con lui? Sì, 2 parole sulla porta. Bene, cosa le disse Faber? Ma non lo so, che cosa vuole che mi abbia detto? Le solite frasi. Ispettore, lei è veramente convinto che lo abbia ucciso io? Goodwin, la prego, mi risponda. Che cosa le disse Faber? Mi disse, bella giornata. Io dissi, mica tanto c'è vento. Lui disse, a me piace il vento, in quel preciso istante che io decisi di ucciderlo alla prima occasione. Quindi, si rifiuta di rispondere alla domanda. Signor procuratore, lei si ricorda che cosa le disse il fattorino del latte quando bussò alla sua porta martedì scorso? Bene, Goodwin. Allora mi dica, dove si trovava oggi tra le 16 e le 16:30? Scommetto che è l'ora del delitto. Allora? Allo Yankee Stadium a vedere una partita di baseball. Ah, solo? No, c'erano più di 2000 spettatori. C'è andato solo. Ah, lei intendeva dire... Sì. Se mi ha accompagnato qualcuno. Sì, Goodwin, risponda, sì.
Sau Panzer era con me. La faccio chiamare, ispettore. È uno degli uomini nero. Lo so, ma è inutile, Ross. Confermerebbe qualunque cosa detta dal signor Dudley. Oltre al suo amico Saul Panzer, qualcun altro potrebbe testimoniare che lei oggi si trovava allo stadio? Sì. Un signore seduto accanto a me con gli occhiali che sgranocchiava popcorn. Bene. Lo trovo. E sarà lui. Chi ha segnato il settimo inning? Rifarmi la domanda, Ross. Si è inventato quest'alibi disaffacciando tutto sulla partita di oggi. Eh? Vero, signor Goodwin? Lei è diabolico, ispettore. Complimenti. Io spero, Goodwin, che lei riuscirà ad essere altrettanto spiritoso davanti ai giurati. Il nome di Peter J. Le dice niente? A me no. A lei? E Maslow? Max Maslow. Lo conosce? Sì e no. So che è un fotografo di moda, però non lo conosco personalmente. Bene, Goodwin. Allora mi dica un altro nome. Carl A. Finalmente uno che conosco. È il sarto di una mia amica. Ma mica male, ne ho azzeccati uno e mezzo su tre. Già. Vede, Goodwin, sul taccuino di Faber c'erano scritti tre nomi, segnati con una crocetta. Più il suo. Sì. Senza crocetta. Senza crocetta? Già. Senza. E adesso... Adesso capisco il vostro punto di vista, certo. È evidente. L'assassino non può che essere quello senza crocetta. Goodwin, non faccia lo spiritoso. La crocetta non c'entra niente. Il fatto è che tutti e quattro avevate un buon motivo per uccidere Faber. Mi arrestate? Come testimone essenziale. Per ora. Bene, potrei telefonare al signor Wolf. È molto apprensivo. Se non mi vede rientrare per l'ora di cena, si mette subito in agitazione. Va bene, Goodwin, si sbrighi. Grazie. Lo accompagno, ispettore. Lo accompagni, Ross, sì. Ah! Nel ristorante? No! Nella cabina telefonica, là in fondo. Se non ha ammazzato nessuno, non vedo perché dovrebbero arrestarlo. Chi? Faber. Morto. E sicché oggi non può portarmi le pannocchie. Questo sì che è un bel guaio. Con tutta la gente che c'è a New York, lei mi va a ammazzare proprio quello che deve portarmi le pannocchie. Va bene. Dirò a Fritz di portarle lo spazzolino da denti. Senta, già che è lì, veda se c'è qualcuno che potrebbe portarmi le pannocchie. Pronto. Ecco, io vado in galera e lui si preoccupa delle pannocchie. Ross, lei che è sempre stato così cortese, premuroso, mi potrebbe fare una cortesia, dire a qualcuno qui del ristorante di portare a casa del signor Wolf le pannocchie. Mi scusi, disturba, ma è urgente. Grazie. Goodwin, vogliamo andare? Vogliamo, ecco, andiamo. Sono le 8:30, non sono ancora arrivato. Ah, finalmente, sì. Apri. Che è successo? Li voilà, messieurs. Coraggio, non perdiamo altro tempo. Ma è assurdo. Guarda questa pannocchia. Troppo matura. E questa? Troppo acerba, non è possibile. Non è possibile che McLeod abbia mandato delle pannocchie del genere.
Devono aver sbagliato scatola. No, no, è proprio la nostra. E poi il signor McLeod è uno specialista. Non le ha colte lui, questo è certo. Sarebbe la prima volta in 4 anni. Strano, McLeod non rischierebbe mai di perdere clienti come me e come il ristorante Rusterman. Strano, molto strano. Era destino che stasera dovessimo rinunciare alle pannocchie, monsieur. Pazienza. Una giornata veramente disgraziata. Ebbene, mi accontenterò di quel poco che c'è. Ah, dimenticavo. Dopo cena dovresti portare lo spazzolino da denti al signor Goodwin. Credo che questa notte si fermerà a dormire al comando di polizia. Lavora troppo il signor Goodwin. Oh, buongiorno, Monsieur Goodwin, bentornato. Quanto tempo è stato via? Che malinconia. Fame, eh? Io pochino. Poveretto, senza le merendine di Fritz. Lo dicevo io a Monsieur Wolf. La fa lavorare troppo, tutta la notte. Padre. Questa notte non ho lavorato. Mi hanno lavorato. Arrestato. È evaso? Wolf ha mandato l'avvocato a pagare $20,000 di cauzione. Ne volevano 50,000. È segno che mi credono sul serio colpevole e che torneranno presto ad arrestarmi definitivamente. Ma io non capisco Wolf. Ieri sembrava non gliene importasse niente, se erano i guai. Oggi sborsa 20,000 pezzi per tirarmi fuori. Le vuol bene, in fondo. Dov'è? Dove vuole che sia quest'ora? No. Signor... Dopo, eh? Buongiorno, signor Wolf. Salve, Goodwin. Che nottata. Già, anche le mie piante hanno risentito del temporale di stanotte. No, io non alludevo al temporale, ho passato la notte in carcere. E non ha sentito il temporale? Temporale? Altro che temporale, mi hanno tenuto sotto il torchio per 9 ore consecutive. Ha confessato? Cosa diavolo avrei dovuto confessare? Non penserà mica anche lei che abbia ucciso quell'uomo? Quello che penso io non ha nessuna importanza. Ma così se io finissi sulla sedia elettrica? Ma comunque grazie per i $20,000. Ah, non c'è bisogno che mi ringrazi. Le saranno trattenuti sul suo stipendio. Ecco, volevo ben dire. Mi faccia fare i conti. Fra quanti anni rivedrò un dollaro? E se dice di essere innocente, di che si preoccupa? Li restituiscono. Se poi fosse colpevole, che se ne fa dello stipendio sulla sedia elettrica? Certo, che me ne faccio sulla sedia elettrica? Sì, Dimitris. C'è la figlia di McLeod. È venuta per parlare con me, posso farla entrare? La riceva pure nello studio. Grazie. Falla accomodare in studio, Fritz. Goodwin? Questa è una sua faccenda privata, io non voglio entrarci, vero? Sia tranquillo, me la cavo anche da me. Con permesso, signor Goodwin, vieni in studio. Monsieur Goodwin, très charmant. Scusa. Ma sei peggiorato, Archie. L'ultima volta eri molto più in forma. Hai ragione, Susan. Ah, ma fatti vedere. Ah, ma hai la barba lunga. Già. Scusa, vengo da un albergo dove non c'erano specchi. Non importa, sei bello che sei lo stesso. Fatti vedere. Bello. Archie, se voglio imparerò a ballare, sai? Cosa? Mi hai sempre detto che non mi sposi solo perché non ballo bene. Beh, allora sbrigati, se no non arriverai a tempo. Ma non avrai mica altri progetti? No, ho brutti presentimenti. Oh, è sempre così affascinante parlare con te. Però oggi sono venuta anche per un'altra ragione, sai?
lo immaginavo. Sai, Archie, io ti ammiro. Oltre che fisicamente, io ti ammiro anche per le tue doti intellettuali. Ma, detto da te, è un gran complimento. Già. Sai, alle volte, mentre poso per le foto, si dice che le foto di moda vengono meglio se pensi ad altro, sai? Ma sì, ma è interessante. Allora penso. Ma ti annoio? No, no, anzi è un momento così calmo. Allora penso. Se lì ci fosse una gabbia di leoni e io dovessi proprio gettarci dentro qualcuno, sai chi ci getterei? Chi? Te, Archie. Sì? Non sapevo che tu mi amassi sino a questo punto, Susan. Come sono contenta che lo capisci. Senti, ma a parte l'affetto, perché proprio me? Perché sei l'unico che se la caverebbe. Mi sono così sicura che non ne avrei alcun rimorso. Tu sei un fenomeno, Archie. Anche tu, Susan. Però non avrei mai supposto che un giorno quel gioco sarebbe diventato reale. Ti ho gettato nella gabbia dei leoni, Archie, ieri. Vedrai quante noie avrai. Ci sono già dentro fino al collo, Susan. Ti hanno già fatto delle domande? Sì, qualcuna per 9 ore consecutive. E tu perché non gli hai detto subito che sei innocente? Poi te lo spiego. Adesso vedi di far divertire un po' anche me con quel gioco della gabbia dei leoni. E dimmi com'è andata che tu mi ci hai buttato dentro. Ma ieri Faber è stato ucciso. I giornali ne hanno parlato questa mattina. Ma io lo sapevo da ieri. E chi te l'ha detto? L'ho visto morto. Cosa? Non potevo non vederlo, Archie. Ero lì. Dietro Rasterman, nel vicolo. Ma sì, Archie, è stato ucciso proprio lì. Ma tu perché eri dietro Rasterman nel vicolo a quell'ora? Vedi che me l'hai subito domandato. Che bellezza! Che bellezza! Ma sì, Archie, lo capisci anche tu che era la prima domanda che mi avrebbero fatto. Chi? Quelli della polizia, no? E perché avrebbero dovuto chiamarti? Perché entrando nel vicolo avevo visto sulla porta Felix e il portiere. Ci eravamo anche salutati e la polizia avrebbe saputo che c'era entrata. Sì, però non mi hai ancora detto perché ci sei andata. Perché avevo appuntamento con te. Con me? Sì. Tu hai detto questo alla polizia? A tutti, Archie. A quello che è venuto a prendermi, a quell'altro alla centrale di polizia, a un signore con degli orribili occhiali gialli. A tutti. E poi ho firmato. E poi hai firmato? Ma certo, Archie. Ecco. Ma perché l'hai fatto, Susan? Perché bisogna sempre dire la verità, Archie. Ma questa è una bugia! E tu lo sai benissimo che è una bugia, oppure sei così pazza da crederci sul serio. Scusa, niente, come non detto. Sì, una bugia, ma con l'aspetto della verità. Una cosa che potevano anche credere. E come l'hanno creduta? E continuano a crederci? Invece, se dicevo la verità, non mi avrebbero creduta mai. Scusa, perché? Non capisco. Ascolta, se io ti dico sono andata nel vicolo per parlare con Ken Faber, tu non ci credi. Non ci credi e mi domandi subito perché non ho chiesto a Felix, al portiere, se Faber era già arrivato, visto che stavano sulla porta. Niente male. Comincio a pensare di avere un'opinione del tutto sbagliata su di te. L'importante è che non sia sbagliata la mia su di te. Tu te la cavi, vero? Tu hai un alibi, vero? No. Non ce l'hai? Ma tu te la cavi lo stesso, vero? Credo che tu mi abbia sopravvalutato, cari. I leoni mi hanno già dato la prima zannata. Adesso ragioniamo, eh? Dunque, tu sei andato nel vicolo per parlare con Faber? Sì, volevo chiarire una faccenda. Ecco, ci sei arrivata verso 4:30. Circa, sì. Hai salutato i due, sei andata fino in fondo al vicolo e lì hai visto Ken Faber morto. O moribondo, non so. In una pozza di sangue. Mi sono tanto spaventata. Anche perché solo 2 giorni prima avevo detto che mi sarebbe piaciuto ammazzarlo. E c'era un testimone a sentire, capisci? Sì, certo. Tu hai avuto paura e sei scappata. Quando sei uscita dal vicolo, hai rivisto Felix e il portiere? No, erano rientrati. Ho fatto male a scappare, sì, lo so, ma in quel momento proprio. Ecco perché dopo ho rimediato dicendo che avevo appuntamento con te. Però ho anche detto che non sei venuto, ti ho aspettato 10 minuti e sono venuta via. Ma sei arrabbiato, caro? No, anzi, hai avuto un'idea splendida. Ma perché Gugino avrebbe dovuto darle appuntamento di dove veniva Ken Faber?
Seduti, prego. Mi vuol rispondere, signorina? Beh, questo è ovvio. Lui veniva lì proprio per parlare con Ken Faber. Ma non sarebbe stato più comodo per lui aspettarlo qui in casa, dato che poco dopo doveva venire qui a portarci le nostre pannocchie? Anche alla polizia mi hanno fatto la stessa domanda. E lei che cosa ha risposto? Che, data la natura del colloquio, Archie preferiva non parlargli qui in casa sua. Casa mia? Sì, sua. E hanno creduto a questa delicatezza del signor Goodwin? Sì. La conoscono male, Goodwin. Anche ascoltare di nascosto non è molto delicato. Beh, a volte sì. Lei lo ha messo nei guai. In che stanza è stato nell'ultima mezz'ora? Ecco, lo vede chi fa da padrone qui? Ha progettato lei l'impianto acustico, no? I microfoni? Ecco perché lei mi ha permesso di riceverla nello studio. Vuole essere aiutato, sì o no? Diceva la natura del colloquio. Sì, un po' speciale. Ha avuto modo di spiegarla alla polizia questa speciale natura? Ho detto tutta la verità. Questo è il dato tragico. E lei è sempre convinta di dire la verità. In questo caso è la verità assoluta. Tu venivi lì per parlargli nel presente di quello che lui ti aveva raccontato martedì scorso. Che cosa? Che io aspettavo un bambino e che il padre era lui. Ken mi ha raccontato questo. Quando? Ma te l'ho detto martedì scorso portando qui le pannocchie. Che cosa le disse di preciso, Goodwin? Io lo giuro, Ken non mi ha parlato di nessun bambino. Ma sì, me lo ha detto proprio lui, domenica. Domenica alla fattoria di mio padre. Io devo essere più stanco di quanto pensassi. Signorina, se ho ben capito, domenica alla fattoria di suo padre, Ken Faber le disse che martedì aveva raccontato a lui che lei aspetta un bambino e che lui è il padre. Ma non è possibile. Fra me e lei, per fortuna. O per sfortuna, non lo so. Non c'è mai stato niente. Che lui, Ken, è il padre. È così? L'ha detto anche a Carl Hale, che tu conosci bene. L'ho saputo proprio da Carl. E sono sicura che Faber l'avrà detto anche a Peter Jay e a Max Maslow. È stato in quel momento che ho gridato che io... Che le sarebbe piaciuto ammazzarlo. Come lo sa? E a volte devo ascoltare per poter sapere. Insomma, la sua versione alla polizia è che avreste dovuto incontrare Ken Faber nel vicolo per potergli parlare di questo. Sì, e non capisco che male gli ho fatto. Lui nel vicolo non c'è venuto. Ma non può provarlo, signorina. Come mi dispiace. Proprio te, ci dovevo mettere nei guai. Te che sei stato tanto buono con me. Signor Wolf, lei certo non lo sa, ma avrà notato una certa differenza fra come ero 2 anni fa quando le portavo le pannocchie e come sono ora. Ah sì, certo. Oggi è un lavoro. Sa, le foto di moda rendono bene. Ma lo sa chi mi ha presentata a Carl Hayes? È un grande sarto, sa, signor Wolf. Lo sa chi mi ha aiutato a cominciare? Lui. Il solo che non abbia mai chiesto niente in cambio. E adesso lei chi manda sulla sedia elettrica? Lui. Goodwin, lei che è un esperto di psicologia femminile, insomma di donne, se ne intende, lo ha fatto apposta? No, credo di no. Senta, perché è venuta qui oggi? Per non passare da bugiarda, per dirgli di confermare alla polizia che avevamo appuntamento, anche se poi non c'è venuto. Vai io, è che io ho già detto a loro che non avevo nessun appuntamento. Ma non puoi cambiare la tua deposizione? Di che l'hai negato per paura ad essere coinvolto? In fondo che ti importa? Non ci sei venuto e la tua innocenza dovrà per forza essere riconosciuta. Così mi crederanno e tutto andrà a posto. È proprio sicura che tutto andrà a posto? Beh, no. Non faccia così adesso. Goodwin, veda lei quello che c'è da fare. Beh, ma che fa, scusi? Adesso bisogna aspettare qualche minuto. Adesso ho capito quello che pensa la polizia, hanno ragione. 20.000 dollari sono pochi per un indiziato così pesantemente. Trovano addosso a Ken Faber un tacchino con 4 nomi. Sono le 4 persone alle quali Faber voleva dare la notizia del bambino. I 4 che Ken voleva mettere fuori gioco, come dir loro... Ritiratevi, la ragazza la sposo io, ha finito con il basetto. Grazie. Lei è uno dei 4 nomi. Si vede che secondo Faber lei era in lizza per sposarla.
Io non sono responsabile di quello che pensava Faber. Comunque per gli inquirenti delitto passionale della gelosia. Eh già. Senta, Goodwin. Non l'avrà mica... Non l'avrà ucciso lei, su. Quando una ragazza si trova nei pasticci per colpo di un uomo, anche al giorno d'oggi si preoccupa di farsi sposare da quest'uomo per dare un padre al bambino. E non un padre morto. Ma io non aspetto nessun bambino. Tra me e Ken non c'è mai stato niente. Ah no? Per carità, mai. Ma allora perché lui andava dicendo... Perché era un fiore di mascalzone. Vabbè, adesso è morto. Non migliora per questo, è un mascalzone. Ha raccontato quella bugia per compromettere la signorina, eliminare i quattro concorrenti o quelli che riteneva concorrenti e obbligare così la signorina a sposarlo. Perfetto, proprio così. Tu conoscerai bene le donne, ma lui conosce bene i mascalzoni. Mi dica un po', che tipo d'uomo era questo Ken Faber? Oh, un tipo insopportabile, signor Wolf. Credeva di essere l'unico uomo simpatico, intelligente e attraente. Era tutt'altro, glielo assicuro. C'era un motivo particolare che potesse spingerlo a volerla sposare a tutti i costi? Che domande, basta guardarla. Ma no, Archie, non so se gli piaceva. Lui era uno spientato e io oggi guadagno molto bene. Ah, davvero? Sì, quando poso per le foto di moda guadagno $200 l'ora. Non è merito mio, ma in 2 anni hanno fatto di me un oggetto di lusso. Chi? I 3 con la crocetta. E anche il 4 senza crocetta. Sono la loro miniera. Perché guadagnano su di lei? Sì, ma è ovvio. Mi hanno fatto loro. No, no, io non ci ho mai guadagnato niente. L'ho detto prima, tesoro, sei il solo. Ma così Ken Faber voleva fare il principe consorte? Sì, e gli faceva gola anche la fattoria di mio padre. E suo padre era al corrente di tutto questo? No, mio padre no. Lo avrebbe licenziato su 2 piedi. Chi, secondo lei, chi dei suoi corteggiatori avrebbe potuto uccidere Ken Faber? Ma nessuno. Carlyle? No. Jay, Maslow? Nessuno dei 3, ne sono sicura. Sicura? E perché sicura? È perché lo so. Lo sento. E ora, signor Wolf, se non ha altre domande da farmi, dovrei andare. Non ho altre domande. T'accompagno. Signorina Meclo, voglio scusarmi. Vorrei conoscere quelle 3 crocette, quei 3 signori. Vuol lasciare il loro numero di telefono al signor Goodwin? Affettuosa. Già, ma anche tanto bugiarda. Cerchi di rintracciarmi quei 3 signori per domani e per stasera veda di far venire qui il padre dell'affettuosa. Va bene. Ah, un'ultima cosa. È in grado di ricordare tutto quello che la signorina ha detto in questa stanza? Mentre lei ci stava spiando con i suoi microfoni e i suoi altoparlanti. I suoi? Ce la farà ricordare tutto, sì o no? Credo di sì. Ne batta 3 copie. Signor Wolf, potrei chiedere da che cosa dipende il suo interessamento a questo caso? Non posso rischiare di perdere un assistente come lei. Sarebbe scomodo, oltre che spiacevole. Ieri mi era sembrato che non gliene importasse granché. Non avevo ancora visto le pannocchie. Cosa c'entrano le pannocchie? C'entrano. Le pannocchie? Chi tra i suoi corteggiatori sarebbe arrivato al punto di uccidere Faber? Risposta: nessuno, nessuno dei 3, nessuno sicura. Domanda: sicura perché sicura? Risposta: perché lo so.
Lo sento. E aggiunge due punti. Che memoria. Che cosa? È lei che mi ha cercato? Il signor Wolfe vorrebbe parlare. Venga, McLeod. Signor McLeod, chi ha colto le pannocchie che mi ha mandato ieri sera? Faber. Quel gran turco era indecente. Mi dispiace. È spiaciuto anche a me, moltissimo. Goodwin, ha finito con quelle note? Sì. Eppure dovrebbe sapere ormai quanto tengo alle pannocchie. Ah, lo so. Gliele colgo sempre io di persona 3 ore prima che le arrivino, come vuole lei. Solo che ieri non ho potuto. E per quale motivo? Ho trafficato tutto il giorno con la dinamite, sì. Avevo un monte di rocce da far saltare. E le sembra una giustificazione sufficiente per dei clienti come me e come il ristorante Rosterman? Ero solo e dovevo sbrigarmi. Per domani mi aspetto un bulldozer che viene appunto per terminare il lavoro del terreno. Devo fare sempre tutto da solo. Sì, mia figlia in campagna non viene quasi mai. Sì, qualche domenica, così. Ha preferito la vita di città e ora ne paga le conseguenze. Quindi lei tra le 16 e le 16:30 di ieri si trovava nel suo terreno, è così? Anche alla polizia mi hanno fatto la stessa domanda. Io non ho ucciso Faber, se è questo che vuol sapere. Non precipitiamo. No, a me piace parlare franco, sa? E poi quel Faber ha avuto quello che si meritava. Ma, insomma... No, dico le cose come stanno, l'ho detto anche alla polizia. Se avessi saputo prima che quel Faber andava in giro a raccontare certe cose sul conto di mia figlia, l'avrei ucciso io, guardi. Addirittura? Certo. E sarei contento di averlo fatto. Oh, intendiamoci, io non ho mai torto un capello a nessuno, sia ben chiaro. Ma certe cose non si perdonano. No. No, non aiuterei mai né voi né la polizia a scoprire chi ha accoppato Faber. Ha fatto una cosa giusta. Un concetto un po' particolare della giustizia, eh? Beh, io so bene da me, sa quali sono le cose giuste e quelle non giuste. Se Faber era un mascalzone, non lo era soltanto con me e con mia figlia, ma con tutti quelli che l'avvicinavano. E così qualcuno ha saldato il conto per tutti. Goodwin, mi dia quel rapporto. In queste 10 pagine ci sono prove sufficienti per far accusare sua figlia dell'omicidio di Ken Faber. Impossibile. La prego di credermi. Qui c'è tutto quello che sua figlia ha detto stamani in questa stanza. Ed è sufficiente per farla incriminare. È stata qui. E a far che? A fare 4 chiacchiere con noi. Susan non c'entra. C'entra. No. Non vorrà mica farle del male. Potremmo anche aiutarla, ma abbiamo bisogno della sua collaborazione. Senta, io ho soltanto 2 cose al mondo. Mia figlia e la mia fattoria. Se le dico che potremmo aiutarla? No, non c'è bisogno. Se ce ne sarà bisogno, l'aiuterò io. Solo io. Si è già parlato troppo sul conto di mia figlia, sono affari nostri. Lei è stolto, cocciuto e presuntuoso. Io le sto offrendo il mio interessamento in questo caso senza esigere il minimo compenso,
E lei mi risponde, sono fatti nostri. È da mia figlia, è su tutti i giornali almeno 3 volte alla settimana. O per la pubblicità, o per la moda, o per... Pazienza. Dice che si usa così ora. Ma almeno le cose intime rimangano in famiglia. Torni ai suoi campi allora. Goodwin, il signore se ne va, lo accompagna alla porta. Io ho le mie idee. Se le tenga le sue idee. Senta, potrebbe mandarmi delle pannocchie per domani? Lei vuole ancora le mie pannocchie? Non vedo perché dovrei rinunciarci. Le sue, tranne quelle di ieri, sono sempre state le migliori. Pensavo che non le volesse più. Eviti di pensare, è meglio. Piuttosto che veda che siano come si deve. Senz'altro. Domani no, non posso mandargli. Venerdì allora? Venerdì, sì. Gliele manderò venerdì mattina. Buonasera. C'è? Pardon, monsieur. Les escalopes à la Vernaise hanno bisogno del suo aiuto. Anch'io del loro. Che tipo? Già. Non avrà mica intenzione di usare quel rapporto contro Susan. Non lo so. Ma mi era sembrato di capire. Per ora cerchi di capire questo. Che in galera o ci finisce lei o ci finisce la sua amica Susan. Non c'è altra alternativa. Scusi, affari urgenti mi aspettano in cucina. Monsieur. Poliziotti, monsieur. Non apriamo. Attento a non far bruciare l'arrosto. Attento a non far bruciare il tuo. Aspettate qua fuori voi. Circondiamo la casa. Esagerato. Ah, oh, ispettore, fa il buon vento. Non è un buon vento, Goodwin. Ho un mandato di arresto per lei. Ah, manette. Goodwin, lei è il tipo che farebbe il pagliaccio anche sulla sedia elettrica. Prenda. Ispettore, lei ha l'umorismo nero. Già. Insomma, devo venire con lei, eh? Un attimo solo, salgo di sopra a prendere la mia roba. Se intanto vuole accomodarsi in studio, c'è il signor Wolf. Ah! Non abbia paura, non scappo mica, eh? Prego. Ah, buongiorno signor Wolf. Che ispettore mi vuol portare via Goodwin? Lei sa il mio dovere, signor Wolf. Vede le prove che abbiamo raccolto? Già, già, capisco le prove. Io sono in grado di dimostrarle l'innocenza del mio assistente. Legga questo rapporto. Che roba è? In quelle 10 pagine c'è scritto tutto quello che la signorina McClough ha detto ieri mattina in questa stanza, in presenza mia e del signor Goodwin. Premetto che non è stata fatta omissione alcuna né aggiunta di alcun genere, sul mio onore. Legga, legga, la prego. Parte, monsieur. Parto. Per dove? Per dove? Quando torna? L'ultimo bicchiere di latte della mia vita. Ma che ha oggi, monsieur? Mi sembra strano. Abbi cura del signor Wolf. Tienilo sempre bello grasso. Io non dimenticherò mai le tue frittelle, i tuoi tacchini all'ananas. Si spieghi, monsieur. Avete due. Ti hanno già arrestato.
Mon Dieu, le femme. Il a perdu la tête. Sono pronto. Nana, la valigia alla porta. Arrivederci, Goodwin. Come arrivederci, no? Non mi porta dentro, ispettore. No. No. Sarà per un'altra volta. Ro! Ispettore. Ha proprio perso la testa. Che l'ha fatto leggere a Duncan questo rapporto? Non c'era altro da fare. Lei è libero adesso. E Susan è in prigione al mio posto. Se ci tiene tanto ad aiutarla, può fare molto di più per lei stando fuori. Ah, naturale. Libero io, per lei il caso è chiuso. Ho promesso il mio aiuto ad entrambi ed intendo mantenere l'impegno. Quei tre signori, me li ha rintracciati? No, sembra che si siano volatilizzati. Appena sapranno che Susan è ricercata per omicidio, saranno loro a cercare noi. Voglio provare con Susan, vedere se ne sa qualche cosa. Non dica niente del rapporto, intesi? Pronto, Susan? Oh, Archie, sei tu? Non hai trovato nessuno dei tre? Ne sei sicuro? No, io no. È tanto che non li vedo. Senz'altro, appena si fanno vivi te li mando.